Bentrovati amici in visione, nuovo zoom in, questa sera parliamo di lavoro, di commercio e di tanto altro, parliamo con Antonio Di Carlo, un imprenditore che ringraziamo innanzitutto per essere venuto nei nostri studi, grazie Antonio. Grazie a voi. Allora, cercasi commessa disperatamente, insomma il titolo è tutto un programma, tu hai allestito un casting per commesse. Una cosa nuova in Abruzzo non era mai accaduto. Insomma, la domanda, direbbe un mio famoso collega, sorge spontanea. Com'è nata questa idea? Beh, è un'idea che viene da lontano. Noi l'abbiamo già proposta in altre regioni d'Italia, come hai precisato tu, è la prima volta qui in Abruzzo. Beh, nasce principalmente da un'esigenza imprenditoriale. Noi abbiamo avuto serie difficoltà per la selezione del personale nei nostri punti vendita, quindi abbiamo pensato, ci sono tanti casting in giro per motivi anche frivoli, questa volta noi abbiamo pensato di selezionare il personale dedicato alla vendita attraverso proprio questo canale che è il canale mediatico, dove ogni candidato può mettersi in gioco e dimostrare dal vivo le proprie carte. Pensavate di dover insomma, far fronte a una folla oceanica di persone insomma, che volessero mettersi, come hai detto tu, in gioco, e invece siete rimasti un po' sorpresi perché insomma, avete avuto difficoltà a trovare persone all'altezza del compito insomma cui voi pensate. Sì, effettivamente, ecco, dire all'altezza del compito è una parola un po' grossa, però francamente il curriculum presentato dai candidati molte volte non corrisponde alla realtà e quindi fare delle prove, provare ecco, diverse persone nel lavoro ci ha effettivamente deluso, quindi abbiamo deciso di sfoltire quello che è il front proprio, quello che è l'approccio della persona direttamente dal vivo, cioè attraverso proprio la presentazione mediante camera, mediante effettivamente audiofono e vedere dal vivo quello che la persona riesce a mostrare a se stesso e agli altri. Tu parlavi prima di curriculum, diciamo che oggi il curriculum è un po' superato, soprattutto per una serie di lavori come può essere quello della commessa. Oggi si parla di vis-à-vis, si parla di front office, si parla di contatto diretto. Da questo punto di vista, insomma, è probabile insomma, che qualcuno possa anche essere intimorito, almeno all'inizio, in un contatto diretto con il suo possibile e probabile datore di lavoro. È così? Beh, sì, questo ti dà la possibilità anche in modo impersonale di presentarti. Abbiamo detto che il curriculum ormai è superato, appartiene al passato, è qualcosa di freddo, non è tangibile. Il colloquio di lavoro personale con il datore di lavoro può intimorire. Ecco, noi abbiamo pensato 10 secondi, in tranquillità una persona di fronte alla telecamera spiega quali sono le sue potenzialità e di conseguenza si mette anche indirettamente in competizione con le altre persone, tutto in trasparenza, di modo tale che ognuno può verificare quello che effettivamente ha dato e può dare al lavoro. Parliamo di lavoro, l'hai detto tu proprio nella premessa iniziale, si fa un gran parlare, Antonio, di crisi, di lavoro che non c'è, insomma questo casting che voi avete messo su probabilmente dimostra il contrario, comunque che il lavoro c'è, ma o c'è chi non vuole mettersi in gioco oppure c'è anche qualcuno che, tra virgolette, se mi consenti, mi passi il termine, non ha voglia di lavorare. Beh, guarda, potrebbe essere una forzatura, però insomma. Però alla fine quando poi si tirano i numeri e questi, molte volte una persona cerca lavoro con canali che non sono quelli tradizionali, l'amicizia piuttosto che altre strade. Noi abbiamo voluto mettere il candidato al centro dell'attenzione, senza nessun tipo di aperture diverse. Se una persona ha qualcosa da dirci e ha qualcosa da trasmettere poi al pubblico,
perché non dimentichiamo che il lavoro della commessa o l'addetto alla vendita è una persona che comunque interagisce col pubblico, quindi fondamentalmente deve essere una persona dinamica. E questo aspetto molte volte, ecco, viene bypassato attraverso altri canali. Noi abbiamo cercato in questa maniera... Un canale diretto? Sì, sì, assolutamente sì. Abbiamo cercato di bypassare tutti quelli che sono altre strade. Se una persona realmente, come si dice in Italia, c'è questa richiesta di lavoro, noi siamo ben felici di accogliere due candidate. Infatti, alla fine di questo passaggio, di questo casting, noi nella serata finale, che sarà quella della selezione, firmeremo in diretta due contratti di lavoro. Tu prima parlavi del fatto che, insomma, vi aspettavate un qualcosa che non si è materializzato di fatto. Che cosa voi chiedete, visto che, insomma, questo casting continua anche per qualche altro giorno, che cosa chiedete e che cosa invece non avete trovato in queste persone che sono venute a partecipare a questo casting? Che cosa vi aspettavate che invece non avete trovato? Beh, francamente, innanzitutto una formazione. Nel senso, molte persone si propongono per quanto riguarda l'addetto alla vendita, però non hanno nessun tipo di esperienza professionale. Questo ci può anche essere, nel senso che ci sono altri strumenti che sono la formazione interna aziendale, però in linea di massima quello che abbiamo riscontrato è proprio una pochissima propensione ai rapporti interpersonali. Sì, qua si parla giustamente di relazionarsi con, esatto, un'altra persona, con un pubblico, con una clientela. Si può dire che comunque oggi il lavoro di commessa o di commesso è un lavoro diverso a quello che veniva svolto qualche anno fa e che oggi si chiedono delle competenze che forse 10 anni fa, 15 anni fa non erano richieste. Assolutamente sì. Oggi quello che noi abbiamo riscontrato anche in altri settori, perché come imprenditore mi occupo anche di altri settori, e questa mancanza di formazione, cioè se una persona si propone per un certo tipo di attività dovrebbe avere un minimo una competenza o comunque fare dei corsi, avvicinarsi, ecco, al... Conoscere le lingue straniere? Beh, assolutamente. Noi abbiamo avuto problemi anche con l'uso di quello che è il software minimo di base, che oggi è fondamentale. Per fare un ordine ormai è tutto online, quindi se non hai una competenza sotto quel punto di vista. Quindi noi abbiamo avuto proprio delle difficoltà oggettive nella selezione. E poi, ecco, come dicevo, le lingue che sono fondamentali. Noi viviamo in una città come Pescara che è fortemente turistica, quindi... Vive di terziario. Esattamente. Di commercio e di turismo. E tu mi dicevi prima, a microfoni spenti, prima di questa trasmissione, che fai questo lavoro da tanti anni, sei imprenditore commerciale in più rami e hai lavorato anche in altre regioni. Sì. Senza voler nulla togliere alla nostra regione, l'Abruzzo, si può dire che probabilmente dalle nostre parti non si è ancora pronti ad un discorso del genere. Un casting fatto a Milano, ma anche a Napoli o a Palermo o a Firenze, probabilmente rende in maniera diversa di un casting fatto a Pescara. E questa non vuole essere una diminuzio per l'Abruzzo, probabilmente c'è una problematica del non essere ancora pronti per questo nuovo tipo di ricerca di lavoro. Allora, io penso una cosa, hai detto benissimo, facciamo questo lavoro da 3 generazioni, quindi, ma nonostante questo io viaggio e investo tempo e risorse nella mia formazione personale. Io penso che il problema di base, chi è alla ricerca di un'attività, è quella di investire prima di tutto su se stesso, quindi avere del tempo per sé, cercare di ampliare quello che è il proprio curriculum vitae, ma non solamente come esperienze lavorative, ma soprattutto formative, e poi affacciarsi al mondo del lavoro già effettivamente con un bagaglio, con delle carte da giocare. Ecco, questo è quello che è a livello nazionale, in modo particolare in Abruzzo. Ecco,
dobbiamo abbandonare un po', io l'Abruzzo lo amo tanto per tanti motivi. Precisiamo che tu non sei abruzzese, però sei abruzzese, no, adottivo. Adottivo praticamente. Dobbiamo abbandonare un po' il concetto di armiamoci e partite, cioè dobbiamo in prima persona investire su noi stessi e poi dopodiché affrontare quello che è un campo di battaglia, che è il mondo del lavoro. Campo di battaglia, tu mi dicevi prima sempre a microfoni spenti, per me non esiste la crisi, eppure ci sono tanti disoccupati, tanti giovani disoccupati. Antonio, nonostante tutto ci sono molti lavori che i giovani di oggi o non riescono a fare o non vogliono fare, non è ovviamente il nostro caso, ma insomma questo pone qualche domanda, insomma c'è la crisi o comunque insomma è un periodo difficile, però si hanno delle difficoltà, molti imprenditori del tuo ramo e non solo hanno difficoltà a trovare personale. Assolutamente sì, se pensiamo solo a quanti artigiani ormai stanno scomparendo sul mercato del lavoro. Quante professioni stanno scomparendo? Quante professioni stanno scomparendo? Perché diciamo la scuola nel senso lato della parola è importante, però quando ero ragazzo io tanti miei amici praticavano delle professioni contemporaneamente a quello che era l'istituto superiore, comunque andavano a fare il fabbro piuttosto che il falegname, piuttosto che la sarta. Noi come competenze, una detta alla vendita, una commessa deve distinguere un orlo a giorno da un orlo passo macchina, cioè sono delle cose che effettivamente sono basilari nel nostro lavoro, ma ci rendiamo conto che parliamo arabo. Parlando della professione, perché io la voglio inquadrare proprio così, della commessa, insomma io credo però ci sia e ci debba essere, Antonio, anche una predisposizione, cioè vendere oggi in periodi di crisi, comunque in periodi particolari di congiuntura negativa, vendere non è facile e soprattutto quando il momento è difficile è ancora più arduo farlo, quindi al di là delle competenze io credo ci debba essere anche una predisposizione. Non tutti sono capaci di vendere il prodotto, sei d'accordo? Assolutamente, fa parte della selezione naturale della specie. Però ecco, la crisi deve essere anche vissuta. A te non piace questa parola, tu non sei d'accordo. No, la crisi è un'opportunità. No? Ford diceva: potete comprare qualsiasi colore di macchina, l'importante è che l'acquistate bianca. E questo per me è uno spirito che ha sempre contraddistinto il nostro lavoro, la nostra famiglia da anni. La crisi è un'opportunità, bisogna sapersi mettere in gioco, mettere in discussione, capire quali sono gli anelli deboli. Si può dire metterci anche la faccia, un termine sì, molto abusato oggi, però insomma in questo caso sì, la commessa mette soprattutto anche, diciamo, il suo aspetto esteriore, e non parlo di bellezza tout court. Assolutamente no, noi non cerchiamo una velina. Esatto, cioè questo è questo che volevo. È importante. Non è un concorso di bellezza. Non è un concorso di precisiamolo. Bellezza. Assolutamente. È una selezione fatta su dei canoni specifici, che sono quelli, come diciamo prima, delle capacità di interagire con la persona, delle capacità già, delle formazioni già esistenti, quello che diciamo prima. E le lingue piuttosto che effettivamente l'informatica, conoscenza dei tessuti, conoscenza effettivamente delle confezioni in linea di massima, e poi dopo tutto un percorso da fare, però quelle che sono le basi del nostro lavoro sono quelle, insomma, voglio dire, sono fondamentali. Morale della favola di tutto questo discorso è che in questo casting comunque state trovando delle difficoltà ad inquadrare delle persone giuste. Sì, effettivamente, più che difficoltà. Non ve l'aspettavate? Non ci aspettavamo, francamente, questo risultato. Vediamo, stiamo ricevendo del personale, però del tutto impreparato, del tutto effettivamente abbastanza casuale, ecco, diciamo, come presentazione. Dicevamo probabilmente, anzi senza
probabilmente è la prima volta che nella nostra regione viene fatto un casting per commesse, ma un domani, se tu dovessi per un tuo punto vendita in Abruzzo o anche in un'altra regione decidere di ricorrere nuovamente a questo strumento nuovo di ricerca di personale, insomma, lo faresti? Oppure, insomma, l'esperienza di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane ti ha fatto un po', diciamo, ti sta facendo un po' riflettere? No, assolutamente no. Io penso che è un'idea nuova, c'è resistenza al cambiamento, quindi è ovvio che qualcosa di innovativo all'inizio possa suscitare un po' qualche timore, qualche perplessità. Io penso che nei prossimi giorni, avendo anche una cognizione del fatto, anche grazie a voi, più completa, sicuramente evolverà, anche perché il modello americano, il modello anche tedesco, che effettivamente è quello, come diceva, dicevi prima esattamente tu, del vis-à-vis, quindi del fatto di mettersi in gioco, ormai nei paesi anglosassoni il discorso del curriculum è assolutamente tramontato, ci si fissa l'appuntamento. Ma per alcune professioni, per alcuni lavori, il curriculum probabilmente non ha mai avuto una grande importanza. Assolutamente no, anche perché, come dicevamo prima, l'empatia, il rapporto personale, quello che si diceva, l'impatto a pelle, esatto, è fondamentale quando si parla del commercio in generale. Prima dicevamo, insomma, vi aspettavate qualcosa in più, però, insomma, qualche persona, diciamo, all'altezza di questo ruolo, insomma, siete riusciti a trovarla, insomma. No, abbiamo avuto, diciamo, qualche ripresa, insomma, ci ha soddisfatto. Torno a ripetere, noi aspettiamo un'affluenza maggiore sicuramente, e invitiamo anche a mettere da parte quelle che sono le remore personali. Oggi, se effettivamente una persona ha voglia di lavorare, ha voglia effettivamente di portare a casa uno stipendio, deve anche, insomma, mettersi in gioco, sapersi anche proporre ed essere protagonista, non aspettare effettivamente a casa che qualcuno venga a bussare e offrirti il lavoro. Bisogna un attimino uscire fuori e mettersi in gioco, come dicevamo prima. Tu prima dicevi remore personali, potrebbe essere questo uno dei motivi che probabilmente è alla base anche del fatto che non ci sono state tutte queste diciamo, presenze di commesse, papabili commesse per le vostre attività qui in Abruzzo, cioè il mettersi diciamo, di fronte al possibile datore di lavoro, il confrontarsi vis-à-vis, potrebbe intimorire, se così, se possiamo usare questo termine, una ragazza di 20 anni che può essere anche alla prima esperienza lavorativa? Cioè, voi avete pensato anche a questo? C'è una questione timore dietro un casting? Beh, francamente il casting serve anche a questo, a fare una scrematura. Noi abbiamo bisogno di persone che abbiano un po' la faccia tosta, abbiano la grinta dentro, abbiano quel mordente, il commerciale e vendita e numeri. Quindi è importante oggi come oggi, in questa fase di transizione, chiamiamola così, in questa fase commerciale particolare, che l'addetto alla vendita senta proprio sulle, diciamo, sulle spalle, fra virgolette, ma in senso buono della cosa, la responsabilità di concludere una trattativa di vendita. Ovviamente la determinazione è un fattore fondamentale. Se una commessa non riconosce un orlo al giorno, però è determinata e grintosa, sicuramente ha il mio beneplacito rispetto, semmai, a una persona che conosce la sartoria nei minimi dettagli. I nostri telespettatori hanno capito che parliamo comunque del ramo di abbigliamento. sì, sicuramente. Questo lo possiamo dire, parliamo di tessuti, quindi non scopriamo nulla. Tu prima parlavi di fase di transizione. Sì. Insomma, in questa fase di transizione, allarghiamo un attimo anche il discorso, fare oggi l'imprenditore in Italia è ancora un rischio? È un rischio o comunque, Antonio, ancora un'opportunità? Ma noi dobbiamo
comprendere i tempi, cioè nel senso che la caduta del consumo va intesa in senso largo. Oggi l'italiano ha cambiato il modo di consumare, di spendere i suoi soldini, e nei prossimi anni lo cambierà ancora. Allora, se noi pensiamo di commercializzare un prodotto o un servizio come 10 anni fa o anche solo 5 anni fa, siamo assolutamente fuori dal mercato. Se noi comprendiamo dove sta andando il mercato e dove l'italiano medio o comunque l'europeo medio sta canalizzando i consumi e anticipiamo questa fase, allora sicuramente siamo in un mercato di grandissime opportunità. Voglio dire, noi non siamo più il settimo, siamo la 16ª economia del mondo, insomma, non è che stiamo messi così male, insomma. Tu prima parlavi di tempi, il nostro tempo a disposizione, come si suol dire in questi casi, è scaduto, ma è stato un piacere, poter conoscere anche questa nuova opportunità lavorativa, perché credo di questo si tratti, Antonio. Noi speriamo, anzi sicuramente ti facciamo un invito a tornare nei nostri studi fra qualche settimana con il nostro zoom in, con un titolo diverso, non più Cercasi commessa disperatamente, ma Trovata commessa disperatamente, perché a quel punto evidentemente, insomma, questo casting avrà colpito nel segno. Sicuramente sì, anche perché è la prima di un'esperienza a divenire, perché stiamo già pensando a altre cose, quindi sicuramente, come tirerai, diceva, fuori dal cilindro tra qualche tempo qualche altra novità, insomma. Diceva un famoso presentatore, comunque vada, sarà un successo. Bene, grazie per averci seguito. Ringrazio Antonio Di Carlo, imprenditore commerciale. Grazie. E appuntamento ai prossimi Zoom In.